Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi con noi in studio i consiglieri Attilio Solinas del Partito Democratico Bonjour. e Emanuele Fiorini per la Lega Nord. Buongiorno. È la seconda trasmissione consecutiva che, eh, anziché aprirsi come di consueto con la nota eh, politica, si apre con l'attualità. Ancora una volta scosse di terremoto. La settimana scorsa le due consigliere regionali Casciari e Carbonari dovettero così fare una prima eh, riflessione su quanto accaduto. C'è stata poi la scossa fortissima di domenica, distruttiva, che ha creato una situazione ulteriormente aggravata, oltre 3.300 persone assistite. Parecchia gente dorme in automobile. Eh, gli ultimi dati forniti dal presidente Catiuscia Marini: 900 nursini e 150 cittadini di Cascia sono in albergo, vengono erogati quasi 3.000 pasti solo nelle cucine di Norcia ce ne sono anche a Cascia e Preci, 700 persone sono state invece accompagnate nella zona del Trasimeno e del Perugino dove vengono temporaneamente ospitate e si sta lavorando per l'ospitalità anche nell'Orvietano e nel Ternano, questa è la situazione a oggi le scosse sono state sentite da bari a bolzano quindi a tiro solinas è un fenomeno nazionale un'emergenza che riguarda l'umbria tra l'altro il presidente del consiglio renzi ha trascorso la domenica con sua moglie a preci e poi oggi è la volta del presidente della repubblica insomma anche questo testimonia la gravissima fase che stiamo passando come alle due consiglieri regionali della scorsa trasmissione vi chiedo anche come persone come umbri oltre che come politici cioè le azioni da fare qual è adesso il quali sono le priorità? Sì, prima di tutto siamo, sono vicino, siamo vicini alla popolazione di Norcia, Cascia e Preci, no? colpite da questo evento sismico drammatico, anche perché si è ripetuto in più scosse gravi, l'ultima delle quali appunto, come diceva, gra molto gravi di domenica scorsa. Le cose da fare sono far fronte, quello che si sta facendo di fatto, far fronte alle esigenze immediate di persone che vogliono... Eh, Vogliono rimanere nel luogo perché hanno del, delle, delle problematiche da seguire. Tipo, faccio l'esempio di persone che hanno degli allevamenti di bestiame. Ne conosco alcune personalmente che vogliono rimanere lì e quindi dovranno avere a disposizione, e avranno auspicabilmente molto presto a disposizione delle, delle tende o, e, de, o dei container dove vivere a contatto con i propri beni. Diciamo. Altre persone invece che si sono mosse e sono state portate a Perugia, al lago Trasimeno, in altre sedi, in alberghi dove hanno vitto e alloggio ovviamente. Eh, devono avere eh, a disposizione un'assistenza. Io ho par partecipato personalmente, questi giorni, insieme a dei colleghi medici, a, a delle visite in, questi, in queste sedi alberghiere. A, a, abbiamo provveduto a fare delle ricette urgenti per persone che avevano dovuto abbandonare all'improvviso la propria casa senza le medicine, senza eh, i documenti per le proprie esigenze mediche. Diciamo. E quindi è stato un lavoro importante, secondo me, che ovviamente ha. ha la macchina si è attivata in maniera eh, consistente ed efficace, abbiamo anche coinvolto la Guardia Medica, ovviamente, che si è recata eh, nel, nel, negli alberghi a fare le visite opportune e nei prossimi giorni avremo una continuità appunto, assistenziale per le persone di cui c'è necessità, abbiamo visitato anche dei bambini con, con problemi di influenza, di febbre, quindi una, una variegata popolazione di persone che sono provenienti da queste serie terremotate che vivono ora eh, e vivranno nei prossimi mesi probabilmente negli alberghi dell'area del Perugino e che devono essere assistite dal punto di vista medico ovviamente. Dopo il discorso chiaramente bisogna deve essere orientato per il futuro a ricostruire, questa è una priorità assoluta perché l'Umbria deve essere tutelata dal punto di vista delle sue sedi importanti come sono Norcia, Cascia, preci, ricostruire i beni culturali, artistici, le chiese, penso a San Benedetto che è una perla assoluta anche dal punto di vista spirituale e, diciamo, culturale oltre che, ovviamente, architettonico. Quindi, insomma, bisogna fare di tutto per salvare. Penso, e chiudo, anche a Castelluccio di Norcia, che è completamente isolata, completamente distrutta, ma è, una, è, una, è, una, è un posto bellissimo, caratteristico, che deve essere recuperato in pieno. Patrimonio non solo degli umbri, Castelluccio è famosissimo di per sé una perla da recuperare in ogni modo. Questa ostinazione, Emanuele Fiorini, comunque della gente umbra che vuole restare, perché ci sono attività, ci sono gli animali, c'è cioè la propria terra e le proprie radici, come ricordava anche Solinas, culturali, spirituali, le nostre ricchezze, tutto è qui in questa terra. Quindi da una parte c'è questa forte volontà della popolazione e dall'altra c'è la cruda realtà di oggi. Sì, ehm, in questi giorni, sai, dal 24 agosto, quando è partito, sono partite le prime scosse, anzi la prima scossa forte, più che la figura del, della persona politica è nata una, un rapporto di amicizia che si è creato con queste persone in difficoltà, che mh, si vedeva nei loro occhi, nei loro visi, proprio la voglia di, di parlare, di sfogarsi, e si attenuava nel parlare vedevi il loro viso che si andava attenuando e si rilassava e da lì è nato questo rapporto amicizia che abbiamo continuato a coltivare dal 24 agosto ad oggi sono passati oltre due mesi a mio avviso non è tollerabile quello che sta accadendo in questi giorni cioè che le persone si ritrovano a dormire nelle macchine che le persone si sono attrezzate in diciamo, piccoli campeggi tra famiglie ma doveva essere già Già stata sistemata o almeno essere portati un minimo di container o case di legno, ma ciò non è avvenuto. Vi racconto una scena che ho vissuto in prima persona quando l'altra mattina, il 31 sono, mi sono recato al lato per chiedere quanti camper o roulotte erano, avevano a disposizione per noleggiare e portarli a Norcia. Bene,. Eh, non si sa quante persone erano lì ad, an, ad acquistare e noleggiare il camper per portarsi, proprio di Noccia per portarselo su. Questo qui ci fa capire, a mio avviso mi fa capire e credo anche a voi, che non è uno stato presente, ma anzi adesso è assente. assente. La prima emergenza il 24, come ho detto anche il 26 agosto la protezione civile e il di fuoco sono stati, hanno fatto un'ottima organizzazione, ma adesso lo Stato secondo me è assente. Per questo mh, ho pensato anche di fare una proposta di legge, una mozione anzi. Dove, dove chiedere praticamente un rimborso o in parte in base al reddito, poi vediamo anche la formula da attuare per praticamente coloro che si sono dovuti comprare un camper o che, che l'hanno dovuto noleggiare. Perché non è giusto che dopo che sono stati diciamo, si è stato tolto tra la propria casa perché distrutto quasi tutto o chi non è, non, a chi non è caduta eh, la casa è inagibile, no, si devono, devono avere anche la beffa di tirare fuori i propri soldi per, stare, per rimanere nel loro luogo natale per, eh, per cercare di, di non dormire e non sentire freddo all'interno de, delle macchine. A ogni testimonianza che comunque anche noi raccogliamo emergono aspetti, sfaccettature di, di questa eh, situazione ancora molto, molto seria, molto drammatica. Al momento di andare in onda non è stata ancora convocata la prossima riunione del Consiglio regionale, dell'Assemblea legislativa. Si riunirà a breve, sicuramente questo tema finirà all'ordine del giorno e appunto anche le proposte come quella che Fiorini ci ha appena illustrato da parte della Lega arriveranno quindi in aula per la discussione. Gli altri temi eh, all'ordine del giorno in scaletta quest'oggi che sono finiti in seconda battuta sono eh, la sanità sicuramente, abbiamo il presidente della commissione sanità e servizi sociali, ma anche l'edilizia popolare perché voglio discutere una legge di Fiorini, una proposta di legge della Lega. Comincio però da un argomento che abbiamo già trattato, è quello della non autosufficienza perché anche qui è una tematica che è rimbalzata in aula adesso di nuovo in commissione allora comincio proprio dal presidente della Commissione Solinas, poi sentiremo anche il consigliere Fiorini. Sì, la non autosufficienza è un tema di primario interesse ovviamente per la sanità umbra, eh, tant'è che abbiamo nei mesi scorsi eh, messo in campo due conferenze interregionali con le marche nelle quali abbiamo trattato il tema, sviscerato in maniera precisa eh, tutte le mh, varie modalità con cui si effettua l'assistenza. I servizi con i quali nelle due regioni, nelle tre regioni, perché nell'ultima è stata coinvolta anche la Toscana, oltre le Marche, vengono attuati i servizi. Ci sono delle realtà estremamente efficienti, efficaci: eh, servizi sociosanitari pubblici, ma anche eh, assistenza tramite volontariato sociale, privato sociale, associazioni di volontariato, appunto. Quindi, una complessità. Eh, di eh, modalità assistenziali molto presenti in Umbria, storicamente presenti, che rappresentano una, una ricchezza della nostra regione e che vanno eh, preservate. Nell'analisi che abbiamo fatto in Commissione risulta che ovviamente eh, la va potenziato, tant'è che in questa risoluzione noi abbiamo sottolineato l'importanza di potenziare i servizi sociosanitari e di eh, favorire la domiciliarità, perché la sfida è in alcune situazioni poter far rimanere la persona non autosufficiente in famiglia e poterla assistere quando è possibile, ovviamente, perché ci sono delle situazioni in cui ovviamente data la complessità è necessario ricoverare in strutture residenziali oppure appoggiarli temporaneamente nei centri diurni nelle strutture semiresidenziali cosiddette quindi, eh, da questa risoluzione è emersa appunto questa necessità di un potenziamento, di una verifica completa e dettagliata di quanto si sta facendo in Umbria e di un potenziamento in termini di eh, eh, servizi appunto per l'assistenza delle persone non autosufficienti. Adesso la, 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 la risoluzione è tornata in commissione dopo un passaggio in consiglio regionale per cui dovremo attuare una nuova eh, audizione con le associazioni che si occupano appunto di non autosufficienza e verificare quello che è possibile fare per potenziare appunto questi servizi. È chiaro che eh, non è pensabile dare un assegno eh, di sostegno a tutte le famiglie che hanno un, una, una persona non autosufficiente. Perché ovviamente non è economicamente sostenibile, ma soprattutto perché, in una buona percentuale di situazioni, non è possibile gestire a domicilio, per cui bisogna usufruire dei servizi che vanno, come dicevo, potenziati. L'assegno può essere utile, bisogna anche capire. Che vanno eh, verificate le, le, le qualità assistenziali, cioè se una persona gli viene dato un assegno, chi chiamano a casa a fare assistenza? Ci vuole un albo delle badanti, un albo degli operatori, cioè ci vuole, ci vuole il personale qualificato perché spesso si tratta di situazioni complesse e difficili. Quindi bisogna fare un lavoro di verifica. Comunque ci, ce ne occuperemo nei prossimi mesi di questa, per riuscire a centrare gli obiettivi di un'assistenza ancora più efficace. Sì, dalle parole del Presidente Solini si evince, ci sarà una nuova fase di partecipazione cioè sarà coinvolta per esteso di nuovo la società civile poi ci sono anche le posizioni politiche che si devono confrontare, chi la pensa in un modo e chi in un altro, per esempio Fiorini la lega su questo cosa dice? La non autosufficienza è un problema è un tema molto importante e le famiglie purtroppo che vivono questo disagio devono affrontare delle spese abbastanza elevate, dunque io non condivido l'opinione di Attilio sotto questo aspetto di non dare un assegno alle famiglie, anzi eh, devono, mettiamolo in condizioni che possano decidere per il bene del proprio familiare, indubbiamente creare un'equipe, un chiamiamola così, di persone. Eh, esperti che poi fanno le dovute verifiche affinché queste persone siano trattate nel migliore dei modi e vengono accudite nel migliore dei modi però diamo direttamente alle famiglie e così togliamo tutti quei passaggi intermedi delle varie, io lo delle varie cooperative perché non è più tollerabile un sistema di questo genere come, eh, Faccio esempio pratico riallacciando il discorso di prima che le casette di legno, l'appalto la, per noccia, l'appalto viene vinto dalla Cosped Service, cioè una cooperativa che non ha mai fatto uh, casette in legno che a sua volta la subappaltate. sperpero, secondo me di denaro che non si sa dove va a finire. Insomma, problemi e angolazioni diverse eh, nelle posizioni dei due consiglieri su questo tema. Eh, rimango in tema di welfare e sanità perché recentemente la prima commissione Solinas si è, recato, si è riunita anziché dentro questo palazzo la terza commissione la, prima, la commissione sanità del consiglio si è riunita non qui dentro a palazzo Cesaroni dove vi parliamo ma dentro l'ospedale di Terni allora perché eh, di che cosa si è parlato eh, la, la terza commissione ha, ha deciso all'unanimità di eh, effettuare delle audizioni presso le quattro aziende sanitarie umbre eh, per venire incontro anche logisticamente a, agli operatori che, che lavorano in queste realtà aziendali e eh, attivare un meccanismo di partecipazione per mettere a confronto le direzioni aziendali che saranno sempre presenti e a Terni sono state presenti, hanno, hanno fatto vedere anche dei dati molto interessanti sull'ospedale di Terni, no? sulla la forte attrattività che esercita anche da, in altre regioni no? l'assistenza la, soprattutto quella di alta specializzazione dell'ospedale di Terni. Quindi mettere a confronto le direzioni aziendali con i membri della Commissione e con gli operatori, gli operatori a tutti i livelli, quindi direttori dei dipartimenti, primari, rappresentanti della, della, delle degli infermieri insomma, la, 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 e anche gli operatori amministrativi ovviamente, delle aziende. Questo per eh, mettere in campo le, le problematiche, far capire quali sono le criticità, quali sono le prospettive in termini di investimenti aziendali. E io credo che sia un lavoro molto importante anche in vista della prossima discussione del piano sanitario regionale. C'è un po' di... Eh, difetto da parte delle aziende sanitarie di, di diciamo, interlocuzione con gli operatori. Gli operatori sentono questa esigenza di eh, ascoltare, di far sentire la propria voce e di partecipare alla programmazione gestionale delle aziende sanitarie. Quindi questo è un lavoro politico che la Commissione fa proprio per eh, potenziare questo, questa interlocuzione fra aziende sanitarie e operatori. E quindi noi siamo stati molto interessati, a Terni è venuta fuori un'audizione un molto valida, molto proficua e contiamo di attuare la prossima azienda ospedaliera di Perugia nelle prossime settimane. Stiamo su Terni perché eh, Fiorini è di casa, eh, praticamente a Terni, e si parla meno di Terni di solito, invece questa riunione dà un po' anche lo spunto per eh, quali, quali sono, qual è la situazione dell'ospedale vista da un consigliere di opposizione. Eh, allora, ci sono, a mio avviso, molte, molte criticità. Non potevo mancare la terza commissione all'Ospedale Terni, al Santa Maria, perché comunque è comunque la mia città natale, dove praticamente le liste di attesa per la mammografia e per la coloscopia vanno dai due anni, ah, da un anno e mezzo ai due anni. In quella riunione eh, io personalmente ho chiesto sia da parte. Eh, mia e dei miei colleghi insieme con i vari direttori sanitari, il direttore dell'ospedale, eh, di trovare una soluzione non guardando i colori politici, ma per il bene dei cittadini. Quello che mi ha dispiaciuto è che il direttore sanitario Fratini ha sottolineato che non esistono liste d'attesa così lunghe per una mammografia o per una coloscopia. Bene, io adesso sto. Eh, preparando delle prove che dimostrano che per una mammografia e per una coloscopia ci vogliono da un anno e mezzo a due anni, a quel punto forse il direttore sanitario Fratini dovrà o ritornare sui suoi passi e addirittura, secondo me, lasciare l'incarico, perché è una persona che nega l'evidenza, a mio avviso, su, soprattutto quando quasi si tratta del bene dei cittadini, è una situazione molto grave e non è tollerabile. Questo uh, lo sottolineo. Mm, il mammografo uh, ne vogliono acquistare un altro, ma da quello che ci, detto, uh, ci hanno detto, considerate che il mammografo che oggi fa la mammografia funziona dalle 8 alle 1 e il pomeriggio è spento. Forse prima di comprarne un altro, bisogna trovare un sistema, il metodo per farlo funzionare anche di pomeriggio. Che allora già inizieremo ad abbassare. Non è che fra oggi e domani accorciamo le liste a una settimana o a 20 giorni, però iniziamo a accorciare i tempi. Poi quello che rimango sbalordito è anche dalle dichiarazioni della Presidente che dal 16 giugno disse. Da oggi, dal, dopo il 16 giugno, le liste saranno massimo di 60 giorni. Presidente, questo non avviene, forse dobbiamo trovare un'altra soluzione più efficace. Eh, una replica una per Solvig. Eh, sempre a proposito di partecipazione, la terza commissione ha approvato una risoluzione con la quale eh, si propone all'assessorato di costituire una consulta all'interno dell'assessorato dell per la, il governo clinico, cioè far partecipare i professionisti della sanità, quindi anche la, le professioni sanitarie, non solo i primari, i direttori di dipartimento, rappresentanze delle società scientifiche, eh, all'interno dell'assessorato ha alla stesura delle linee programmatiche, quindi una che, cosa che tra l'altro in altre regioni già esiste ed ha un contributo tecnico di fatto eh, dei professionisti e degli operatori della sanità all'amministrazione alla, all dell'assessorato. Diciamo. Come cittadini ce lo auguriamo perché appunto è un problema da eh, risolvere quello che ha evidenziato Fiorini, siamo negli ultimi minuti, Fiorini. Vorrei cambiare argomento perché lei, o meglio, il gruppo Lega Nord, ha presentato una proposta di legge. Parliamo questa volta di edilizia delle case, delle nostre case, in particolare delle case popolari. La riassumo brevemente e poi lei la spieghi anche meglio, naturalmente. Eh, le case popolari devono essere assegnate a chi risiede in Umbria da almeno 10 anni. Se ho capito bene, questa è una delle caratteristiche. Prego. Sì, eh, noi abbiamo apportato delle modifiche a questa legge come per accedere al bando di gara abbiamo richiesto 10 anni di, di residenza ma non è solo questo la legge ha degli aspetti molto positivi diamo la possibilità anche ai coniugi separati che purtroppo magari sono anche la caritas eh, nel 2014 ha dichiarato che la nuova povertà erano i coniugi separati e divorziati. Dunque noi diamo l'opportunità a queste persone che devono lasciare la casa all'altro coniuge di e se rientrano nei requisiti generali di accedere al bando di gara per le case popolari. Secondo me era una cosa, una cosa molto positiva e, e soprattutto abbiamo modificato il discorso che se eh, hai degli immobili sul territorio italiano non puoi accedere, non solo se hai territor sul territorio nazionale, ma anche se hai beni al, mobili all'estero perché se tu hai una casa fuori non, non puoi accedere comunque perché noi abbiamo persone purtroppo che vivono anche dentro i garage o eh, come dicevo prima l'introduzione dei coniugi separati perché quando una persona deve lasciare la casa all'altro coniuge deve dare il mantenimento oh, per i propri figli e prendono stipendio di 1200 euro e se ne vanno già 600 euro io invito chiunque a, a a sopravvivere con 600 euro al mese, magari pagando l'affitto, le bollette e dovendo pure mangiare. Era un aiuto alle popol alla popolazione, alla nostra gente, che a mio avviso oggi come oggi, visto e considerato che le famiglie povere in Umbria sono oltre 30.000, prima eh, sottolineo, va aiutato, oh, vanno aiutando la nostra gente e poi il resto del mondo. C'è una domanda anche per Attilio Solinas per una sua iniziativa invece eh, che forse con tutto quello che c'è ora passa, è passata in secondo piano, invece non, non va mai in secondo piano, non deve. L'assistenza ai malati psichiatrici, un altro eh, ramo aperto. No? Allora, che cosa propone, il consigliere Solinas? Eh, L'utilizzo di fondazioni in sostanza. È una proposta a Solinas e Casciari, consigliera del Partito Democratico. Appunto di che si tratta, visto che la, la psichiatria ha fatto sentire la sua voce qui a Palazzo. Lei ha fatto un'audizione dove c'erano parecchi a sostenere la causa dei malati psichiatrici, purtroppo in aumento. Sì, è una problematica pressante, le, le malattie psichiatriche sono in aumento, il disagio sociale coinvolge queste tipologie di, di pazienti. Ovviamente il, il sistema assistenziale umbro è storicamente molto valido per questa, per questa tipologia di assistenza, però. Eh, ovviamente va potenziato, va potenziato perché ci sono nuove priorità e quindi la proposta di legge mia e di Carla Casciari riguarda l'istituzione di queste fondazioni di comunità. Le fondazioni di comunità sono delle entità giuridiche alle quali partecipa sia eh, un contributo pubblico di enti pubblici, quindi compresa la, la regione, sia privati e serve a diciamo, fornire un supporto finanziario a dei progetti assistenziali eh, aggiuntivi a quelli che già esistono per potenziare appunto la, la presa in carico, no? la, la riabilitazione, la, eh, la, eh, anche la, il percorso che serve a rendere autonome certe persone che hanno problematiche psichiatriche. Poi si riallaccia in maniera eh, stretta anche alla nuova legge sul dopo di noi, che è del 22 giugno 2016, la legge del governo Renzi, che ha praticamente stabilito come... Mh, eh, ci, si possano creare delle entità che, sulle quali convergono dei lasciti di famiglie che magari hanno un, una persona eh, giovane eh, con problematiche psichiatriche o altre problematiche di grave disabilità e che quindi a, a, diciamo, alla morte dei, dei genitori eh, necessitano di una prosecuzione dell'assistenza per cui eh, le, le fondazioni comunità possono avere anche questo ruolo di sostenere le persone eh, che rimangono sole senza sostegno familiare una volta che vengono meno appunto, i genitori per esempio e quindi ecco questo è un, è un ruolo molto importante nel quale Crediamo molto e auspichiamo che questa legge passi perché sono realtà che in altre regioni sono state applicate e possono veramente eh, fare, un, fare un ulteriore salto di qualità al nostro servizio assistenziale in ambito di psichiatria, dove c'è bisogno anche perché. La, il tessuto territoriale eh, è, ha bisogno di un potenziamento appunto. Quindi, quindi anche in termini fondazioni di. fondazioni aggiuntive rispetto aggiuntive a quello che già rispetto ci sono, a quello che c'è. Potenziamento degli operatori, mm. potenziamento dei percorsi, anche eh, devono essere personalizzati, ogni paziente ha una sua problematica quindi deve essere eh, valutato eh, la, la riabilitazione, la presa in carico, quello di cui ogni, ogni persona ha bisogno per, essere, per avere una vita più autonoma possibile, più Diciamo qualitativamente valida. Diciamo. Fiorini, argomenti importanti ce ne sono molti, ci sarà anche inevitabilmente uno scontro politico. Su alcuni temi si spera di no, per esempio, le soluzioni per il terremoto, per uscire dal sisma, necessiteranno che anche le forze politiche si mettano d'accordo per trovare un filo comune. La Lega, come svilupperà alla, alla base di tutto quello che ci siamo detti oggi la sua politica nelle prossime settimane? Ma, um... Io vorrei fare un passaggio sul tema prima delle case popolari che ho saltato una cosa molto importante. Sì. Eh, su quella proposta di legge abbiamo presentato anche due emendamenti. Uno. Uno di questi emendamenti va a copertura a tutti quei comuni di centro sinistra e centro destra che hanno assegnato un punteggio in base alla residenza sul territorio, e perché l'articolo 32 della legge regionale sugli alloggi popolari non prevede che i comuni possano assegnare punteggi in base alla residenza sul territorio. Qui, um, invito, da qui invito il presidente Solinas um, a trattare l'argomento, la legge delle case popolari eh, il prima possibile in commissione e speriamo che entro il mese di novembre ci riesca questo dopo ci dice se sì o no, eh, no? <ride> ok oh, perfetto e le nostre... Le, ci stiamo attivando Rispetto alle azioni politiche future di queste settimane ci stiamo attivando oh, con, oh, con la raccolta dei beni primari, abbiamo attivato da oggi tutte le sedi. E ieri per dire ci, ci siamo, ci siamo stati chiamati dagli amici, perché io li definisco ormai amici, di Noccia e abbiamo portato pane, latte, eh, pasta e anche dei vestiti, vestiti purtroppo usati, quelli che siamo riusciti a raccogliere ma avevano bisogno perché avevano perso tutto perché la legge non prevede eh, abiti usati ma abbiamento nuovo di quello che ne necessitano e invito tutti i cittadini che ci ascoltano presso le nostre sedi, presso i nostri punti di raccolta, ma anche presso qualsiasi altro punto di raccolta, perché qui non è Lega, non Lega, PD, qui tutti dobbiamo fare sinergia. Perché è fondamentale, e di portare coperte perché mancano, c'è cioè un bisogno estremo di coperte e stufe elettriche. Questo è l'invito personale a tutti i cittadini e un invito, poi un abbraccio anche ai cittadini e agli abitanti eh, di Norcia, eh, che eh, saremo lotteremo tutti insieme al loro fianco affinché. Eh, si attenui questa tensione e questa paura e riniziamo insieme con tutte le forze politiche perché l'Unione fa la forza a ricostruire. Grazie al consigliere Fiorini, grazie anche al consigliere Solinas, abbiamo chiuso con l'argomento col quale si è aperta anche questa puntata, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento la prossima settimana.